L'Olimpica Basket vince il primo trofeo Città di Cerignola. Nella finalissima disputata alle Palla di Lio, i ragazzi di Giovanni Gesmullo hanno vinto per 75-72 contro la Sascha Nabieste di Francesco Di Santis. Avvio roboante dei padroni di casa con un parziale di 7-0 con le firme di Buono, Alvisi e Buita 3. Samoilovic corta il risultato sulle 10-5. Poi Nil e Gatta rimontano. Robusta sfida tra le due formazioni che danno vita a uno spettacolo a ritmi elevatissimi. E a fine primo quarto l'Olimpica è avanti 22-15. Avvio di secondo favorevole ai gialloblu, che in pochi minuti arrivano al massimo vantaggio di 10-28-18. I Garganici ce la mettono tutta per rimanere in ascia. Uno strepitoso Nil si fa carico della pazzesca rimonta, arrivando all'intervallo lungo fino al meno 2. 38 Olimpica, 36 Vieste. Apertura di terzo quarto con il pareggio di Nil, 38 pari, e si ricomincia da capo. La sfida è intensa, giocata punto su punto, pallone su pallone. Olimpica prova ad allungare. Samoilovic è buono. A fine terzo quarto danno il 55-49. Ultimi 10 minuti finali ad alta tensione, adrenalinica. Vieste arriva ad un punto, 64-65. L'Olimpica ha la lucidità giusta per mantenere l'allungo che chiude 75-72 e la vittoria del trofeo. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.